È con questo brindisi benaugurale fatto con il nostro vino DOC che l'assessore alle attività produttive del Comune di Cosenza, Luciano Vigna, ha aperto la 31esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino DOC di Donnici. Un appuntamento che l'amministrazione comunale rinnova di anno in anno, questa volta con la ferma intenzione di far decollare la manifestazione ad un rango che vada oltre la festa di piazza. Da oggi, e lo abbiamo programmato insieme al sindaco Chiuto, si vuole partire a promuovere questi nostri prodotti. Lo abbiamo fatto quest'estate dando inizio ad una prima parte di un progetto che prevede la presentazione di un prodotto Cosenza. Lo abbiamo fatto strutturando i percorsi turistici, lo vogliamo fare da oggi strutturando dei percorsi enogastronomici. È chiaro che bisogna partire dal sostegno sicuramente alle aziende che lavorano in questo settore nella nostra città, ma tutto ciò lo si può fare attraverso progetti che portino naturalmente ad esportare un modello. Io credo che Cosenza non manchi di prodotti enogastronomici di qualità, si tratta solo di organizzare e predisporre una sorta di marchio che possa rappresentare questa ricchezza nel resto della regione e nel resto del mondo. Nell'antico borgo di Donnici, intanto, tra panini alla salsiccia e i classici cullurielli, il presidente del comitato sposa appieno le intenzioni dell'amministrazione. Deve decollare con qualcosa di più interessante, cioè questa cosa interessante non è altro che un comitato fisso che si occupi di alcune manifestazioni, non solo della saga ma anche di quello che ci sta intorno, il novello, manifestazione durante le cantine, dove l'amministrazione sarà da padroncino, mentre le cantine organizzeranno poi in toto queste manifestazioni. Un cammino all'unisono che l'amministrazione comunale di Cosenza vede di buon occhio. Il comitato che ha organizzato questa festa insieme agli amministratori, insieme a tanti altri tecnici, dovrà diventare un comitato permanente insieme ai produttori. Dobbiamo costruire insieme questo progetto. Credo che abbiamo perso sin troppo tempo sino ad oggi. Il resto del mondo cammina anche con prodotti che presentano meno qualità e meno valore di mercato. Noi abbiamo questa ricchezza, abbiamo questo punto di partenza, non possiamo assolutamente perdere altro tempo. Buon divertimento dunque, mi raccomando, rimanete sintonizzati perché dall'amministrazione comunale sono in arrivo altre gustose novità. Stiamo pensando di organizzare qualcosa nel mese di novembre, che sarà il mese in cui si apriranno le prime bottiglie di novello, ma si penserà soprattutto di determinare un concetto base. La centralità della nostra città sta nel centro storico, sta nelle frazioni storiche, da qui bisogna partire. Questo secondo me è lo strumento che rende la nostra città appetibile al resto del mondo.